rapporto tra la Reggia di Caserta e il Museo Madre si fa sempre più intenso. Una conferma è stata offerta dalla presentazione al Madre del catalogo realizzato a conclusione della mostra di Paolo Bini al Palazzo Reale di Caserta. Il volume è stato proposto al pubblico dal direttore di Palazzo Donna Regina, Andrea Viliani, dal responsabile della rianimazione didattica della Reggia Casertana, Vincenzo Mazzarella, e dal gallerista Nicola Pedana, nonché dallo stesso artista Paolo Bini. Il curatore della mostra e del catalogo, Luca Beatrice, assente per motivi di lavoro, ma ha comunque fatto mancare un suo video a sostegno dell'iniziativa. Tutti gli intervenuti hanno sottolineato i primi proficui risultati legati alla collaborazione tra le due istituzioni museali. La Reggia di Caserta accoglie, ricordiamo, un patrimonio culturale dal valore immenso che è appunto la collezione Terremotus. Il Madre di Napoli, istituzione museale legata alla ricerca archivistica di maggiore attualità, gode di enorme prestigio e ha competenze, affinità elettive e prossimità territoriali per fare da supporto scientifico alle attività della Reggia sul contemporaneo. La formula del madronato consente poi di affiliare mostre realizzate extra moenia, come è avvenuto nel caso della splendida Personale di Paolo Bini. Ed è stato lo stesso Viliani a definire la Reggia un epicentro dell'arte contemporanea e c'è la certezza che il superdirettore Mauro Felicori metterà in campo tutti gli strumenti programmatori, promozionali e mediatici per dare un'ulteriore scossa alle capacità attrattive del bene UNESCO casertano.